Lo so, vuole scoprire dove appendo il mantello. Lasci stare. Sono cresciuto in Kansas, generale. Non potrei essere più americano. Senta, sono qui per aiutarvi. Ma devo poterlo fare a modo mio. E deve convincere Washington che è così. Anche se decidessi di provarci, perché dovrebbero ascoltarmi? Non lo so, generale. Credo che dovrò affidarmi a lei. È stata un'idea di mio fratello, in realtà, quella di farla venire qui. Qualcuno ha rapito mia moglie. È roba per federale. Mi hanno detto niente polizia. Quando? Ieri sera. Quanto hai pagato? 400.000. E tua moglie? Dove? È morta. Ho pagato, ma l'hanno uccisa lo stesso. Ho capito. Mi dispiace. Non mi serve comprensione, mi serve che trovi gli uomini che l'hanno fatto e li porti qui da me. Qui ci sono 20.000 dollari, il mio regalo per te. Ce ne sono altri 20.000 se trovi i bastardi che l'hanno uccisa. Lasciami fare il mio dovere. E come farai a occuparti di noi? Non dirlo con quel tono. Come farai a mantenermi? Mi tratti dall'alto in basso. È una domanda, non ti tratto dall'alto in basso. Troverò il modo di farlo. Se vuoi una casa, ti darò una casa. Se vuoi andartene da qui, ce ne andremo da qui. Ho quella roulotte. Trovo un furgone e partiamo insieme. Scegli un posto che ti piace e ci fermiamo. Se non vuoi restarci, vaffanculo, un altro. E come la metti con mia madre? Può venire. Signore e signori, il mio nome è Steve Jobs. Quando ho fondato questa azienda, avevo un solo obiettivo in mente. E cioè fare quello che nessun altro considerava possibile. Mettere il potere e la bellezza della tecnologia più avanzata del mondo nelle mani e nelle case di persone come voi e me. E vi prometto che, a partire da oggi, non guarderete mai più i computer nello stesso modo. Quindi sono fiero di presentare a voi e al mondo il futuro dei personal computer, il rivoluzionario Apple II. Dov'è il vino che dice di aver acquistato mentre sua figlia veniva rapita? Da bodega viene messa l'etichetta col prezzo sulla capsula per non perdere tempo. Etichetta sul fondo, lei è un bugiardo. È chiaro che lo ha comprato in un altro momento, probabilmente all'enoteca sull'Atlantic, dove ha acquistato la cassa di prosecco che ha nella dispensa. La bottiglia era già nel frigo, così gli ha fornito un alibi per giustificare la sua assenza da casa. Quello che amo di Nicole: sa far sentire le persone a proprio agio anche in situazioni imbarazzanti. Ascolta davvero quando qualcuno le parla. A volte ascolta fin troppo e troppo a lungo. È una cittadina modello. Io faccio molto a modo mio e lei sa quando insistere e quando lasciarmi stare. Taglia i capelli a tutti noi. Prepara sempre, inspiegabilmente, una tazza di tè che non beve mai. E per lei non è facile mettere a posto un calzino, o chiudere un pensile, o lavare un piatto, ma ci prova per me. Te l'ho mai detto che tuo padre era il miglior cacciatore di aquiloni di Kabul? Faceva morire di invidia tutti i ragazzi della città. Cacciava gli aquiloni e sapeva esattamente dove cadevano senza mai guardare il cielo. C'era chi diceva che inseguisse l'ombra dell'aquilone. Ma non era così, e lo so perché meglio di me non lo conosceva nessun altro. Tuo padre non avrebbe mai inseguito ombre. Lui lo sapeva. E basta. Eddie insiste perché porti un anziano con te. Sì, io preferisco fare questo tratto da sola. Sì, ma è meglio farlo in compagnia. Non troverai una goccia d'acqua. Sono 2 mesi di viaggio attraverso un deserto disabitato. Passeranno 6 auto l'anno di là. Me la caverò. E se ti dicessi che non voglio che tu vada da sola? Tu che cosa pensi? Penso che tu abbia qualche problema con le persone. Io andrò comunque fino a Wiluna e lascerò taniche di acqua lungo la pista. Era una vittoria facile e ho agito. Visualizzazioni? Ci sono state alcune ripercussioni. Ripercussioni? Allora, sono sceso di un punto? Un punto e mezzo? Due? Nove e mezzo. 9 e mezzo. 9 punti e mezzo. Oh mio Dio, stanno protestando contro di me. Sono stati alla torre tutto il pomeriggio. Che cazzo non me l'hai detto? Dio, maledizione. Quei bastardi hanno capito che ho ammazzato quello stronzo per loro. Che cosa pensano che significhi salvare l'America? Le pubbliche relazioni stanno abbozzando una risposta. Ammissione, scusa, no. Azione. No, 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 vogliono delle scuse. No. Indici una conferenza stampa e la sistemerò da solo. Stauder è già uscito dalla guardia. Di che stai parlando?
Del promemoria copriti il culo del 18 agosto 1973. Staud ha fatto ancora pressioni su Agis in favore di Bush. Staud ha lasciato la guardia nel 72, quindi come cazzo ha fatto a fare pressione su qualcuno? Senti, quando un ufficiale di comando... No, i blogger se la stanno spassando alla quando grande con questo. Quando un generale lascia il suo incarico e va a lavorare alla base di Quantico, allo stesso modo continua a esercitare la sua influenza lì. Ha ragione. Sì, certo, bene, allora... Perdonatemi se non credo che tutti la penseranno come voi. Lo so, ma Lana non se la sente di dire a Sara la verità sulla nostra famiglia. Lana ora deve mentire ogni giorno per proteggere il nostro segreto. È così sbagliato che non voglia che Sara debba fare lo stesso. Ma pensi che cambierà mai idea? Non lo so. Ma intanto noi dobbiamo rispettare la sua volontà e stare alla larga. Ma la buona notizia è che abbiamo un po' di faccende da sbrigare, per cui passeremo del tempo insieme. Sì, e sarebbe una buona notizia. Andiamo, a me piaceva dare una mano a mio padre. Dai, nel granaio fra 10 minuti. Che è successo la notte del plenilunio? Come? Niente. Non è successo niente. Menti. Vuoi la prova? Fammi prendere il video. No, ho un'idea migliore. E qual è? Sai, Jackson, sei sempre stato un serpente. Lo sanno tutti che i serpenti sono immuni al proprio veleno. Sei un serpente, Jackson. Ma non sei quello che cerchiamo. Ti ascolti quando parli, sei pieno di amarezza e neanche te ne accorgi. Che importa del suo nome di famiglia o di quanti camion hanno? Tu vivi nascosto nel passato e ti aspetti che mi seppellisca qui con te. Non farò mai più questa vita. Sono i tuoi fantasmi. Sono i tuoi fantasmi, non i miei. Sono i tuoi rimpianti. Non puoi farmi questo. Non me lo puoi più impedire. Posso, lo farò. Cambio testamento, ti lascio con un pugno di mosche. Non importa. Io la amo. Ah, è carina, ma... Capisci? Lei è solo una... Io la amo così com'è.